È un evento, il titolo è Humanism and Artificial Intelligence, è un evento promosso dallo IULM, dal laboratorio dello IULM Lab. Era un modo per fare una riflessione sulle implicazioni che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale portano come dire, allo sviluppo in generale della conoscenza umana, perché se è vero che insomma, stiamo studiando per realizzare l'intelligenza artificiale, ci stiamo accorgendo sempre più che così facendo stiamo riflettendo su di noi, stiamo scoprendo come dire, aspetti di noi che non sospettavamo e quindi no, qualcuno sostiene che appunto, l'intelligenza artificiale possa essere un po' considerata come una sorta di uno specchio di Prometeo, no? Il luogo attraverso cui l'umanità sta scoprendo se stessa, sta studiando e comprendendo meglio i processi, ad esempio i processi che avvengono alla propria mente, quindi insomma dovendo riprodurre no, delle funzioni che fino adesso erano appannaggio solamente degli esseri umani, in questo modo siamo costretti a comprendere meglio quali siano effettivamente queste capacità che noi abbiamo proprio per riprodurre nelle macchine. Questo ci sta, insomma, se sapremo ascoltare ci darà tante indicazioni importanti anche per migliorare noi stessi. In questo senso torna in auge un termine utilizzato da Heidegger nel 1947, nuovo umanesimo. Il termine va necessariamente risemantizzato perché prima si faceva i conti con la tragedia della guerra, oggi invece con l'intelligenza artificiale. Sì, no, io credo che vada assolutamente incarnato e che anzi vada riscoperto e debba diventare come dire, un modo per riflettere sulle implicazioni etiche dell'intelligenza artificiale da una parte, ma anche sullo sviluppo possibile futuro della stessa. Da questo punto di vista, purtroppo, qui non voglio dare una nota di pessimismo, ma solo insomma, mandare un alert. Non sarà possibile in futuro contare, come dire, sulla contrapposizione delle forze, no? I blocchi Stati Uniti, Unione Sovietica, come dire, a garanzia del fatto che nessuno utilizzerà mai, come dire, no? La bomba atomica perché ne verrebbe un disastro dell'umanità. Perché purtroppo in questo caso, come dire, è la bomba atomica stessa che se raggiungerà certi livelli di capacità, come potrebbe essere con la superintelligenza artificiale, potrebbe, insomma, decidere lei se e quando usarsi e quindi no, è una prospettiva completamente diversa rispetto a prima. Da questo punto di vista, ripeto, siamo ancora molto lontani come dire, dalla superintelligenza artificiale, ma molti, come dire, non futurologi, ma insomma fisici e matematici dicono che forse varrebbe la pena iniziare a preoccuparcene adesso, perché potrebbe essere troppo tardi se ce ne preoccupiamo quando sta per arrivare. E quindi questo credo che sia insomma, un atto di consapevolezza che dobbiamo acquisire. Guardando quindi al presente, una delle istanze, diciamo così, da prendere in considerazione riguarda i ragazzi, l'educazione, l'istruzione. Si è parlato anche di questo oggi. In che modo si lega al concetto di intelligenza artificiale e di essere umano? Certo, assolutamente sì, noi abbiamo bisogno di un ripensamento nei prossimi profili formativi che vadano proprio nella direzione anche di un'integrazione tra discipline diverse. Abbiamo bisogno di, come dire, di inventarci nuovi percorsi formativi che mettano insieme ciò che l'uso dell'intelligenza artificiale richiederà nei prossimi anni con il pensiero critico, quindi con esattamente no, quella riflessione sull'etica di questo sviluppo tecnologico che dobbiamo portarci avanti. Io faccio solo un esempio che come IULM abbiamo appunto da quest'anno attivato un nuovo percorso formativo che si chiama Intelligenza Artificiale Imprese e Società, che è proprio pensato per creare delle figure ibride, no? Che matchino insieme competenze tecnologiche e competenze umanistiche, in questo caso di marketing e di comunicazione aziendale. Definiamo queste nuove figure formative come negli Stati Uniti le chiamano insomma, i citizen data scientist, io preferisco chiamarla insomma, mediatori culturali, no? Quelli che riescono a tradurre il linguaggio del data scientist e dell'algoritmo, no? Come ti risolvo un problema, tu che sei magari un imprenditore di una piccola e media impresa italiana che fa scarpe di alto livello, né? Quindi per mettere insieme queste due no, culture è necessario qualcuno che ci stia in mezzo e noi stiamo lavorando su questo e credo sia importante insomma, questo ruolo.